Partita dai due volti avanzata di Sant'Arcangelo, primo tempo con spunti interessanti, ripresa da dimenticare, a barra di emozioni, se non fosse per un solo lampo di Muratori, per giunta da calcio piazzato, proprio il bomber de Nova Feltia trova in carriera il gol numero 201. Tra l'altro, di pregevole fattura. Veniamo alla gara. Il Reno, bisognoso di punti, come del resto in Nova Feltia, decide di colpire da subito e al terzo gli ospiti sono già in vantaggio. Battaglia insegue un miracolo sul primo tentativo del Reno, ma sulla ribattuta arriva il tapin vincente ad opera di Fancello. 0-1 in favore degli ospiti. Il Nova Feltia risponde con una punizione di Muratori, tocco Galeotto con un braccio dalla barriera del Reno, l'arbitro fa segno di proseguire ma Mammutai davanti a casa Dessi divora i gol del pareggio. Sul versante opposto il Reno si fa vedere con questo colpo di testa di Taddei che si perde sul fondo, ma è al 42esimo che Muratori perviene al pareggio quando la discesa di Gori viene premiata dopo un tocco in area di rigore dalla conclusione proprio dell'attaccante che si infila all'incrocio dei pali. Applausi meritati per lui. Nella ripresa, occasioni davvero pochissime, il Nova Feltia tenta due sortite offensive, dove in una Crociani viene anticipato sul più bello, nella seconda Muratori viene murato opportunamente. Al terzo tentativo l'ex Gabice Gradara fa gridare a gol il pubblico di casa, ma la palla si stampa sul legno della porta difesa da Casadei. Nel finale prevale il nervosismo a farne le spese due giocatori del Reno, esattamente Buonavoglia e Baldi, il numero 4 e il numero 5 verranno entrambi espulsi. Nervosismo condizionato anche da una ammonizione che arriva in panchina. La gara non riserva più occasioni da rete e termina con un pareggio che muove la classifica per ambedue le formazioni.